Un giorno cadranno, pensò una bambina, miliardi di granelli di sole legati fra loro. Scenderanno dal cielo. La gente della terra, forse soltanto qualcuno, li assaggerà, chicco per chicco, dentro lo sconforto generato da un'immane catastrofe. In principio avranno un sapore sconosciuto e misterioso, il retrogusto amaro della diffidenza. Poi, a mano che il tempo trasporterà avanti gli eventi, questa comparsa sarà percepita appieno nell'essenza stessa della sua sostanza, ossia come cosa buona. Emanerà il profumo del pane per chi ha fame di cibo, il calore e il conforto di una carezza per chi ha voglia di tenerezza. Questo accadrà dopo che il grande pipistrello dalle ali spiegate, simile a quello menzionato da Alberto Moravia nella stesura delle prime righe del suo romanzo 1934, avrà spanto morte, terrore e sconforto tra gli uomini della terra. Tale rapace non sfoggerà alle dorate, ma nere come il buio di tutte le notti che si rincrespano a cavallo del tempo da che mondo è mondo. Ma un giorno cadranno, pensò la bambina, i miliardi di granelli di sole. Saranno loro la salvezza dell'umanità, saranno la manna del 2020. Scenderanno leggeri come fiocchi di neve, bianchi e vaporosi come piume di colomba, brillanti come diamanti. Tutte le persone, durante l'impietà del pipistrello che la Bibbia valuta come un essere immondo, noteranno nell'etere l'effigie della colomba che, sempre nella Bibbia, è considerata simbolo di libertà, speranza di liberazione. Più o meno al tempo della primavera lei giungerà d'oltreoceano, dall'Alaska, sospinta da un vento puro e animato ad annunciare che i granelli di sole stanno per varcare la linea dell'orizzonte. Chi avrà la forza e il coraggio di assaggiarli comprenderà dove si annida l'omertà di questo mondo e come spezzare le ali al pipistrello senza fargli male, senza farlo arrabbiare, come fermare così il suo lugubre volo. Sarà allora che il rapace cadrà dal suolo inerme, ma non morirà. Cercherà di fuggire come un infame demonio, per paura di essere preso a calci, schiacciato, stritolato dalla furia di chi è sopravvissuto alla sua strage. Mezzo topo com'è, scapperà sottoterra, dove è giusto che resti sepolto vivo, per sempre. Dall'azzurro distensivo del cielo si incunerà la bellissima luce di un futuro che promette bene. Tutti gli uomini che si erano smarriti in giro per il mondo si ritroveranno, i loro occhi si incontreranno e torneranno a pensare di fare parte di un unico cerchio, il cerchio della vita. Non sentiranno aleggiare sopra di loro nemmeno l'ombra innocua del rapace. E soprattutto si renderanno conto che per un benevole e misterioso destino hanno avuto un'altra possibilità. In fondo è risaputo che dopo la tempesta è sempre sorto il sole.